Aspettando il tour nei teatri di tutta Italia da gennaio del prossimo anno, accompagnato da un'orchestra, per Federico Zampaglione, leader e voce dei Tiro Mancino, è il momento di incontrare i fans da nord a sud del nostro paese. E queste sono giornate dedicate alla Puglia. Qui siamo al Cobbler di Barletta, locale dove il bagno di folla per Federico Zampaglione ha replicato quello già registrato in altre location del territorio. Così, ammette il leader dei Tiro Mancino, la Puglia è diventata una sorta di seconda casa. Da gennaio cominceranno questi concerti teatrali con l'orchestra più i ragazzi della band, quindi sarà un 2019 all'insegna della musica, del tour, e speriamo insomma di venire quanto prima qui in Puglia, anche perché, ripeto, è come se fosse la mia seconda casa e mi sento quasi più a casa, anzi molto più a casa che nel Lazio e a Roma. Non mi aspettavo. Sei quella che aspettavo. Trent'anni di carriera celebrati con l'ultimo lavoro dal titolo Fino a qui, con 4 brani inediti e tanti duetti firmati con Giuliano Sangiorgi, Le Giornalisti, Elisa e Mannarino, tra i quali spicca anche quello prezioso con sua figlia Linda di 9 anni. E spero solo che non finirà. Linda ha fatto un'introduzione, mia figlia, a 9 anni, e ha fatto una piccola introduzione su Immagini che lasciano il segno, che poi è la canzone che io ho scritto, dedicata a lei, insomma. Sei la destinazione che mi corre in culo. Chissà, chissà. Come sarà trovarsi, non è mai per caso, e per questo amore.